Ragazzi, finalmente nuovissime notizie dal mondo di Fortnite Android. Finalmente è uscito, è stato rilasciato. Vi spiegherò su quali dispositivi sarà possibile scaricarlo, ma soprattutto come scaricarlo, perché non sarà disponibile sul Play Store. Buona visione! Bentornati in questo nuovissimo video, sono Christian187 e siamo con i ragazzi tornati su Fortnite con delle nuovissime info piccanti. Vi avevo promesso che vi avrei tenuto aggiornati, ma ragazzoli, su YouTube posso aggiornarvi ogni giorno. Se volete notizie molto più fresche e molto più frequenti, vi invito a passare sul mio profilo Instagram che comparirà qui. Passate Christian_pignataro_, tra l'altro saluterò 5 di voi nel prossimo video. Detto ciò, di cosa parliamo oggi? Ho visto che il video precedente su questo argomento è andato strabene, quindi vi aggiorno e vi do nuove notizie. Come vedete, oggi è comparsa questa nuova notizia con scritto la beta di Android è iniziata. Appunto, adesso vi spiegherò come scaricarla, come giocarci e quali dispositivi esattamente potranno giocarci. Prima di iniziare, un bel pollicino in su per il supporto per nuovissime notizie e scrivete hashtag aggiornamento nei commenti. Benissimo ragazzi, da adesso sarà possibile giocare su Fortnite Android con i vostri amici e potrete collegarvi fin da subito con tutte le altre piattaforme. Bensì ragazzi, se la vostra domanda è: potrò usare lo stesso account che avevo sulla PlayStation, sul PC o sull'iPhone? Sì ragazzi, potrete collegarvi col vostro account Epic Games e mantenere tutti i vostri progressi di gioco. La prima domanda sarà: io ho il Samsung Galaxy S9, posso giocarci? Benissimo ragazzi, adesso vi farò comparire una lista qua sopra con tutti i dispositivi che sono inclusi in questo aggiornamento. Quindi tutti coloro che hanno questo tipo di telefono, questi tipi di telefoni, potranno giocare fin da subito. Ma la seconda domanda che arriverà subito sarà: come faccio a giocarlo? Perché sul Play Store non troverete il gioco. Lo dovrete scaricare attraverso il link che vi lascerò in descrizione, che è il link ufficiale dell'applicazione di Fortnite per Android. Bensì dovrete andare lì, registrarvi, accedere con il vostro account Epic Games e vi manderanno un'email contenente un link per scaricare il gioco. Perché non è possibile scaricarlo sul Play Store? Perché è ancora un gioco in fase di beta, quindi non è stato ancora rilasciato. L'unico modo per giocarci è attraverso questo link di invito di Epic Games. Come era per l'inizio su iPhone, sarà lo stesso per Android. Ci saranno sicuramente degli inviti che potrete mandare ai vostri amici, sempre se sono inclusi in questi telefoni qua, ma di questo poi ne parleremo in un altro video. Volevo appunto informarvi di questa notizia flash. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se siete riusciti a giocare. Questi sono i requisiti da avere appunto sul vostro telefono per poter giocare comunque la RAM. La terza domanda che arriverà sarà: quanto pesa il gioco? Il gioco vi lascerà all'inizio tipo 4 mega di download, ma sarà e peserà circa 1,5 giga. Quindi dovrete connettervi, a mio consiglio, al wifi, altrimenti vi ciuccia tutto, il 3G, 4G o qualsiasi cosa voi avete. Detto ciò, vi invito a rimanere aggiornati per nuovissime informazioni flash. Vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per nuovissime notizie. Se volete notizie più frequenti, passate sul mio canale Instagram che trovate qua di fianco o in descrizione. Detto ciò, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e che dire, noi ci becchiamo in un prossimo video.